Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Sul blog di oggi di Tag Medicina abbiamo affrontato un argomento riguardante l'ipogonadismo, ossia il calo di testosterone di tipo funzionale legato all'invecchiamento o talvolta correlato all'obesità. Come sappiamo, una delle migliori proposte è quella di fare una terapia sostitutiva, ossia la cosiddetta TRT nell'uomo in età avanzata, ipogonadico, con appunto un'ipotestosteronemia documentata dagli esami ematochimici e dai sintomi, e di tipo quindi funzionale, spesso si propone giustamente una terapia ormonale sostitutiva. Questo articolo interessantissimo di Andrology del 2020, che ha radunato vari articoli, una meta-analisi, e considerando 645 uomini seguiti per uno studio clinico, voleva confrontare la possibilità, invece di fare una terapia ormonale sostitutiva, quella di introdurre con scopo terapeutico gli inibitori dell'aromatasi e i SERM. Ne abbiamo discusso nei vari video, quindi non mi dilungo in questo. L'inibitore dell'aromatasi impedisce l'aromatizzazione del testosterone in estrogeno, che sappiamo se troppo basso o troppo alto è un nemico della libido e di altre funzioni. I SERM sono dei modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni, che possono essere di tipo più periferico come il tamoxifene o ipofisario come il clomifene, che hanno lo scopo talvolta nel trattamento dell'ipogonadismo e dell'infertilità di provare a far stimolare steroidogenesi e specialmente spermatogenesi da parte del testicolo tramite un rilascio maggiore da parte dell'ipofisi di FSH ed LH. Quindi, invece che introdurre il testosterone, proviamo a farne produrre di più dal nostro testicolo, a far produrre meno nemici, meno estrogeni e a far lavorare di più l'ipofisi. Interessantissimo, anche da un punto di vista eventuale applicativo, clinico, però devo dire la verità, i risultati finali non hanno dimostrato miglioramenti nella performance fisica, nella massa muscolare dell'uomo, né in chi era in grado a livello di spermatogenesi, né tantomeno un riflesso positivo nella sfera sessuale. Quindi l'utilizzo di SERM e inibitori dell'aromatasi per il trattamento dell'ipogonadismo, dell'ipotestosteronemia funzionale non sembra essere, anche se sarebbe insomma intelligente, ma una proposta che possiamo fare al nostro paziente. Al momento, nell'ipogonadismo funzionale, dobbiamo proporre al paziente una terapia sostitutiva con testosterone. Terapie con SERM e inibitori chiaramente possono accompagnare una TRT o possono essere utilizzati nell'infertilità maschile, ma questo è un altro argomento di cui parleremo in altri video. Con questo vi saluto e vi auguro un buon fine settimana.